lo dico, vincitrice è Rashi Sabbath! Matteo Freddi, un bel applauso anche per lui, con 456. Adesso che festa sia! Era Ciratu Sambale, che dagli amici si fa chiamare Rashi, la vincitrice del Trismocca Challenge 2018. 15 anni, originaria del Burkina Faso e studente all'istituto Serafino Riva, Sambale si è classificata tra i migliori 6 durante le semifinali del sabato e la domenica, per poi spiccare il volo con una prestazione super e vincere appunto il Trismocca Challenge 2018 durante la finale che si è disputata lunedì pomeriggio. Eri la più giovane dei partecipanti e sei balzata in testa alla classifica con una semifinale fantastica e con una finale super. Grazie mille. Non me l'aspettavo, sono veramente sincera, non me l'aspettavo. Mi aspettavo di arrivare forse al podio, ma proprio forse. Quindi soddisfazione grandissima. Cioè anche questo mi ha appunto aiutato i miei professori, i miei amici. Quali sono le sensazioni che hai provato in questi tre giorni qui a Golosi Italia, dal giorno della semifinale, poi vedere anche gli altri concorrenti che combattevano contro di te e oggi in finale? Cosa hai provato? Ansia, la vera parola è ansia, ansia di non farcela, ansia di sbagliare, che infatti nella semifinale mi ha un po' fregato, però mi sono ripresa subito bene e quindi sono veramente contenta, tutto sommato sono proprio contenta. Questa vittoria vuoi dedicarla a qualcuno in particolare? C'è qualcuno che ti ha assistito particolarmente durante questo tuo percorso di formazione, di prove, di concorsi, di gare fino ad arrivare al successo di oggi? Sì, il mio professore Gianni Fanara, che mi ha proprio motivato, mi ha dato lui l'iniziativa di iniziare questa gara perché ero molto titubante, non volevo farla, e lui mi ha saputo spronare, bastonare se c'era bisogno, e se non fosse stato per lui veramente non sarei qua. Pubblico sempre più numeroso man mano si va avanti con quelle che sono le edizioni del Trismocca Challenge, e pubblico che ha trasmesso tantissima passione a quelli che sono stati i concorrenti di questa edizione 2018. Passione che è anche il concetto chiave che Trismocca cerca di trasmettere agli studenti. Beh, devo dire che vedere così tanta gente, così numerosa, nonne, zii, amici, giovanissimi, ristoratori, tutti intorno al nostro palco per osservare le esibizioni di questi ragazzi giovanissimi, a me continua a dare una grandissima soddisfazione. Vedere oltretutto che chi vince è la più giovane in assoluto, che ci ha dato delle emozioni straordinarie, perché come avete visto ha saputo esprimere ai giudici con un linguaggio chiarissimo, con una capacità estrema di sintesi e soprattutto con dei prodotti eccezionali, è riuscita a conquistare la loro fiducia ed è riuscita a conquistare il pubblico. Avete visto quanta gente l'ha praticamente coinvolta dopo la dichiarazione del primo posto. Boh, quasi mi emoziono ancora di più, ecco, anche star qua davanti a voi in questo momento è sicuramente diverso da tutto il resto che abbiamo fatto in questi giorni, perché vediamo continuamente che queste famiglie veramente ci vogliono anche bene, e questo è un piacere. Noi cerchiamo di dare al mercato, ma anche al territorio, fare la nostra parte per, da un certo punto di vista, educarle, dall'altro anche vendere, come diciamo sempre, però vedere veramente queste famiglie che ci abbracciano è, credo, la soddisfazione più grande che un'azienda possa portare a casa. Guarda, noi credo facciamo gli imprenditori seri, molto pignoli, molto attenti, ma abbiamo un cuore grandissimo per questi ragazzi. Abbiamo deciso da quest'anno di dedicare esclusivamente questo concorso ai più giovani. L'abbiamo intitolato La ricerca dei migliori talenti bresciani e bergamaschi, proprio perché mio padre ci ha insegnato a educare fin da giovani i ragazzi, educarli nel rispetto dei ruoli, educarli nel rispetto e nella passione al mondo del lavoro. Abbiamo voglia di contribuire per tutte le famiglie che ci sono vicine a questa crescita formativa e culturale.
l'educazione al lavoro è straordinaria e lo spirito di sacrificio che contraddistingue anche i miei uomini in azienda, lo dico ancora una volta, è straordinario. Senza di loro non riuscirei a far nulla, abbiamo delle buone idee, ma senza i nostri uomini saremmo un nulla. E quindi cerchiamo di dare a questi ragazzi giovanissimi la stessa, lo stesso imprimato, la stessa passione che cerco di dare agli uomini di Trismoca. Lo dico a tutti, sfruttateci, è un'occasione straordinaria. Nei prossimi giorni potete aderire ai workshop gratuiti che sul sito trismoca.it nell'area formazione potete trovare. Abbiamo 7 corsi diversi, non accontentatevi di comprare del buon caffè, cercate di diventare i migliori baristi della vostra via, perché è solo così che potrete sconfiggere la vostra concorrenza e essere unici e quindi soffrire meno anche i problemi economici che ci circondano. Formazione, formazione, formazione. Questo è il parere di uno dei 5 giudici del Trismoca Challenge 2018 sul livello qualitativo dei partecipanti e infine i complimenti alla vincitrice. Personalmente siamo al 4º Trismoca Challenge che giudico da giudice tecnico e la costante che trovo è che il livello è molto alto. Consideriamo che sono ragazzi delle scuole che non sono dei professionisti e che si comportano già come dei piccoli campioni. Certo, c'è chi vince, c'è chi perde, fa parte del gioco, però quello che ho visto io personalmente anche oggi è che la scuola Trismoca, che poi Trismoca sappiamo essere un torrefattore che collabora molto con le scuole alberghiere, paga assolutamente in termini di qualità di questi ragazzi che saranno i professionisti del futuro. Noi giudichiamo la pulizia, ma giudichiamo anche la struttura e il metodo di lavoro e la ragazza è stata incredibilmente pulita durante l'arco dei 15 minuti, non ha sgarrato di niente, è stata addirittura perfetta nel posizionamento dei panni, erano posizionati in maniera ortogonale l'uno rispetto all'altro, la macchina era perfettamente pulita, non ha fatto uscire una particella di caffè macinato dal portafiltro, quindi anche a livello di un'altra cosa che giudichiamo noi, lo spreco della materia prima è praticamente la perfezione.